Salve a tutti, oggi parliamo della mandragora. La mandragora è una pianta appartenente alla famiglia delle solanacee. La sua radice è caratterizzata da una peculiare biforcazione che ricorda la figura umana maschile o femminile. Insieme alle proprietà anestetiche ed afrodisiache, questo fatto ha contribuito a far attribuire alla mandragora poteri sovrannaturali in molte tradizioni popolari. È raffigurata in alcuni testi di alchimia con le sembianze di un uomo o un bambino, per l'aspetto antropomorfo che assume la sua radice in primavera. Da ciò ne è derivata la leggenda del pianto della mandragora, ritenuto in grado di uccidere un uomo. E per questo, come ricorda Machiavelli nell'omonima sua commedia, il metodo più sicuro per coglierla era legarla al guinzaglio di un cane a mezzanotte e quindi lasciare in modo che, tirando la corda, questi avrebbe sradicato la mandragora, udendone il lamento straziante e morendo all'istante, consentendo così al proprietario di coglierla. La mandragora veniva considerata una creatura a metà del regno vegetale e animale, come il meno noto agnello vegetale di Tartaria. Secondo le credenze popolari, le mandragore nascevano dallo sperma emesso dagli impiccati in punto di morte. Una formula di magia sessuale contempla metaforicamente i segreti dell'impiccato per creare un servitore magico. Le piante magiche vengono raccolte nei luoghi e nei momenti in cui il loro potere è più forte. Possono essere anche seminate, ma ottenere esemplari magici devono essere curate da uno stregone con procedimenti specifici. La mandragora, in particolare, è bene reperirla spontanea e anche il sesso della pianta deve essere quello del suo trovatore. Reperire una mandragora del proprio sesso è uno dei primi requisiti della manifestata benevolenza delle potenze invisibili. L'Arraun è la versione germanica della mandragora e indica, parimenti, un magistello o famiglio di forma umanoide, talvolta realizzato anche con altre piante, come il sorbo o la Brionia.